Buongiornissimo ragazzi e ragazze, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio far vedere cosa mangio in un giorno, perché è una tipologia di video che voi mi chiedete sempre tantissimo e soprattutto adesso che sono incinta me lo chiedete davvero tanto. Allora, quindi vi vorrei far vedere un po' la mia routine e farvi vedere come io comunque mi tengo in forma e cerco di insomma stare in forma anche concedendomi tutto, comunque togliendomi tutti gli sfizi. Quindi sempre con la mia filosofia fit, però comunque gratificarsi ogni tanto, e soprattutto questo menu che vi faccio vedere, insomma, semplicemente estrapola una mia giornata a caso, ma io, come sapete, vario tantissimo comunque anche gli alimenti, ed è comunque un'alimentazione che va bene sia per le donne incinte sia per le nonne. Insomma, semplicemente vi voglio dare anche qualche consiglio, visto che comunque, anche se il tempo fa schifo, siamo a maggio, quindi alla prova costume manca davvero pochissimo, quindi voglio dare qualche consiglio proprio per rimettervi in forma e perdere qualche chiletto, in modo però senza comunque affliggervi, in modo molto naturale, insomma, è semplice. Quanto riguarda le ragazze incinte che mi hanno chiesto tu come ti regoli, io più o meno mangio come prima, soltanto evito i salumi, quindi in particolare il maiale crudo, quindi ad esempio la carne di maiale poco cotta, in generale il maiale cerco di evitarlo, e il prosciutto crudo non lo mangio, il salame vabbè non l'ho mai mangiato, comunque rispetto a prima sempre il prosciutto crudo è una cosa che io mangiavo, adesso non la mangio. Per la toxoplasmosi, quindi questa è la cosa più importante. Le verdure, importantissimo, le mangio crude solo a casa, perché so che le lavo io, le lavo bene eccetera, perché è molto molto pericolosa questa cosa qua, e queste sono le cose a cui sto più attenta. Poi ad esempio anche frutti di mare, crostacei, se sono fuori, se sono in un luogo che proprio sono sicura al 100%, magari li assaggio, perché poi spesso mi danno anche problemi di digestione, ecco, quindi cerco di evitarli per questo. Sto mangio tutto come prima, quindi cerco di variare con ad esempio il riso integrale, la pasta integrale, vari cereali e le gallette, il pane integrale, insomma un po' la quinoa, tutto. E come fonte proteica, purtroppo il pollo non riesco più a mangiarlo tanto come prima, però mangio il pesce, anche quello a volte mi fa nausea, però come sapete l'albume, le uova, un po' di tutto. E mangio anche molti legumi che mi danno comunque una fonte proteica, e basta. Quindi vi lascio al video, mi raccomando tanti pollici in su se vi piacciono i video cosa mangio, così ve ne faccio altri. Vi mando un bacio. Ora per colazione ho già scaldato la mia tazza per fare il mio consueto tè e mi sto trovando benissimo, questa è la carta dei biscotti, con il lemon ginger tea. In gravidanza voi spesso mi chiedete quali prodotti continui a prendere in gravidanza, allora questi due ve li straconsiglio perché non hanno teina e caffeina, quindi li potete continuare a prendere e sono molto molto drenanti. Io li alterno il strawberry alla fragola, sgonfia tantissimo le gambe, quindi soprattutto se avete gonfiori, gambe pesanti, quindi veramente super drenante, e il lemon ginger tea aiuta anche per la nausea, perché contiene zenzero e limone, quindi è molto drenante, sgonfiante, e in più vedete, cioè io l'ho messo qua dentro perché ho deciso di fare questo, il lemon ginger tea stamattina, poi magari poiché ne bevo due tazze al giorno, questo lo farò oggi pomeriggio, e aiuta tantissimo anche contro la cellulite, che comunque in gravidanza aumenta la cellulite, è un fatto anche ormonale, quindi per combattere questa situazione di cellulite, ritensione, aiuta tantissimo. In più c'è anche lo zenzero che contrasta la nausea, quindi mi sta aiutando tantissimo. E poi anche le barrettine, io ve le consiglio perché queste qua sono le barrette al cioccolato slim, che contengono solo 100 calorie, quindi sono ottime per spezzafame. Ad esempio la mangio una a metà mattina, oppure il pomeriggio come merenda, a volte anche dopo cena, perché comunque ha poche calorie, quindi meglio questo che un dessert. Ad esempio se sono a casa, ho voglia di dolce, voglia di cioccolata, mangio questa qua, che è comunque una barretta slim, quindi comunque dietetica ed è molto buona al cioccolato, quindi queste ve le potete portare dietro anche
anche se non so se andate a scuola, al lavoro, e ve le mangiate quando avete voglia di dolce, e sono ottime perché hanno pochissime calorie. Quindi questi sono prodotti di Fit Via che vi straconsiglio in gravidanza. Poi, poiché avete il mio codice sconto che vi dà il 30%, codice Carlita Flash, avrete il 30% di sconto, che è tantissimo, solo adesso. Se ordinate adesso, le prime 30 persone, quindi fate in fretta, avranno il 30% di sconto. Quindi vi consiglio di fare scorta sul sito Fit Via di tutti i prodotti. Anche ad esempio, se non siete in gravidanza, potete prendere le caps, le slim caps, le detox caps, sono ottime, e tutti questi prodotti che vi aiutano comunque a perdere qualche chiletto adesso che siamo in vista dell'estate per la prova costume, è un'ottima occasione. Comunque tutte le altre, se non fate in tempo, perché ovviamente voi siete sempre velocissime, con questo codice Carlita Flash avrete il 20%, quindi potete utilizzarlo, continuare a utilizzarlo anche se insomma non siete proprio fra le primissime ad ordinare. E ho preparato poi qua adesso, quindi vado a chiudere questi, li vado a immergere qua. Ragazzi, ho preparato quindi il lemon ginger tea sia a me che a Dario, vedete, e qua ho messo lo yogurt con i mirtilli. Lo yogurt è questo qua al pro, che è molto molto leggero ed è già dolce, quindi perciò mi piace buonissimo, con un po' di mirtilli. E qua questi biscottini, che sono biscotti che ha comprato Dario, con i frullini integrali con cioccolato fondente, quindi mi sembrano abbastanza sani. E appunto, a volte mi viene voglia, spesso mangio il pancake o comunque solo lo yogurt o l'avena, però a volte mi viene voglia di biscottini e quindi cerco sempre qualcosa di sano, e questi qua mi sembrano abbastanza sani. Poi li avevo messi su Instagram e in tanti mi avevano detto sono buonissimi, quindi non vedo l'ora di mangiarli. Ho preso anche un po' di latte di cocco, questo avete visto ha cambiato, adesso hanno scritto non dolcificato, anche se mi sembra uguale a quello di prima. Comunque continuo a berlo, quindi se ci va anche un po' di latte lo beviamo, ma mi sembra che già così siamo a posto. Questo è lemon ginger tea, sta prendendo colore, vedete, e mi piace tantissimo. Ma ho preso questa abitudine, lo sapete, da anni che bevo questi tè e mi trovo benissimo. Però in questo periodo intensifico la routine, perché ovviamente in prospettiva dell'estate, comunque, che ti devi scoprire, la ritenzione c'è, la cellulite c'è, anche aumentata da questo fatto della gravidanza, e quindi con questi cerco di aiutarmi. E poi mi piace proprio berli, cioè per me è una buona abitudine proprio berli, perché sapete che bisogna anche bere tanta acqua, quindi magari non so adesso questo quanto è di volume di acqua, però se fosse stata acqua normale non l'avrei bevuta, invece così, essendo che è buono, lo bevo, quindi anche un modo per bere di più, perciò ve li consiglio. Quindi ci siamo, facciamo colazione. Ho messo sulla pentola, voglio fare una bella pasta leggera però buonissima, con questi radiatori integrali. Il tonno metterò sia un po' di questo leggero che questo qua, i pisellini bio, un po' di mais. Procediamo. Sì, allora, qui ho messo la pasta e ho versato anche i pisellini, così si cuociono un po' anche i pisellini, anche se comunque sono precotti, i pisellini bio. E qua invece ho unito il tonno con le olive e il mais. Dopo aggiungerò un po' di olio, sale e pepe. Vado? Sì. Ragazzi, piccolo tocco per insaporire la pasta. Aggiungerò la bustina di zafferano appena scolata, vedete, così viene più saporita e diventa anche gialla, più colorata. Poi aggiungiamo, la versiamo in tutto il condimento. Qua. Mescoliamo bene bene, vedete che meraviglia, tutta colorata. Potete farla anche con i gamberetti invece del tonno, anche molto buona. Abbiamo messo un po' di limone? Sì. Ok, abbiamo aggiunto un po' di limone. Adesso aggiungiamo un filo d'olio. Ok. Un po' di sale e un po' di pepe. E voilà. Leggero, qui poco perché a mia moglie non piace tanto. E buon appetito. Buonissima. Ragazzi, questa insalatona di pasta è buonissima, potete mangiarla o così o anche la tenete in frigo, diventa ancora più fredda, comunque è molto molto buona. Yummy!
Grazie, allora per merenda mi sono preparata, vedete la battola, adesso ho fatto in modo che ne bevo di più, di strawberry, che è il tè alla fragola super drenante che mi piace un sacco, quindi adesso me lo sorseggio tutto il pomeriggio che devo stare al computer a editare il video, me lo sorseggio in questo modo, bevo veramente, questi sono tipo 3 bicchieri, quindi bevo tantissimo. Bagnerò tutto dalla mia mitica barretta Slim Dark Chocolate che amo tantissimo e che mi piace tantissimo questa merenda, perché io amo il contrasto cioccolato e fragola, quindi vi consiglio di provare questa barretta con questo tè ed è veramente veramente buono, quindi buona merenda. Amore, è appena venuta nel video. Sa mamma o omaggio sbagliato. Buonissima. Grazie. Per cena mi sto preparando queste cotolette di pollo già fatte, sono queste qua che compro al supermercato di pollo bio, perché in effetti da quando praticamente sono incinta non riesco più a mangiare il petto di pollo, c'è una cosa che proprio viene a nausea ed è stranissimo, poiché prima lo mangiavo sempre. In tante mi dite questa cosa, che la cosa che tu mangiavi sempre di solito in gravidanza ti viene la nausea, quindi purtroppo insomma, per cercare di mangiarlo, comunque mangio soprattutto tantissimo pesce, però anche il pesce comunque mi dà nausea, vabbè, è un casino, quindi comunque queste qua almeno per il momento riesco a tollerarle, sono bio e sono anche molto buone. Poi ho messo anche 3 peperoncini verdi appunto per farle piastrati e una fetta di pane che è questo qua, quello di segale integrale appunto per la fonte di carbs. Comunque a me piace tantissimo, viene così biscottato. Vicino ho preparato già questi contorni, quindi con i pomodori. Tutte le verdure io le lavo col bicarbonato, quindi appunto per essere sicure che siano ben pulite. Un altro consiglio che volevo darvi appunto per le nausee, se anche voi ne state soffrendo, io ne ho sofferto tantissimo soprattutto i primi mesi, là nel frattempo c'è Pupi che mi osserva, scruta tutto, sono i crackers. Io anche questi qua me li porto sempre un pacchetto anche in borsa, oppure se c'è qualcosa che non riesco a mangiare, tipo ad esempio il petto di pollo o qualcosa, accompagno dai crackers e di solito questi qua sono secchi e mi passa la nausea, quindi questi qua ve li consiglio. Poi sono anche buonissimi, insomma in generale per tutte, perché sono integrali e in più hanno riso soffiato sopra, ma vi giuro che sono veramente veramente buoni, quindi io li compro al supermercato, ve li consiglio. Ecco qua ragazze, questa è la cenetta e ho messo appunto le cotolette di pollo, i peperoncini, i cetriolini, i pomodori con olio e sale, ho messo anche un po' di ketchup, un po' di olio e sale anche sul pane. È veramente semplice, sano, buono e leggero, quindi perfetto per arrivare in forma per l'estate, sia incinte che non. E poi soprattutto è molto molto saziante, perché appunto ci sono tante verdure. Sì, stasera abbiamo anche il dopo cena, abbiamo fatto io e il mio amore una torta di mele fatta in casa, una versione light, perché non abbiamo messo lo zucchero ma abbiamo utilizzato la tuvia. Quindi se volete la ricetta, casomai ve la faccio vedere nel prossimo video, o vi faccio un video proprio dedicato, o comunque ve la mostro in un blog o in un cosa mangio. È molto molto bella e soffice, noi poi ne abbiamo fatte 2 perché siamo sempre esagerati, quindi adesso mangeremo una bella fetta di torta di mele e una bella tisana rilassante prima di andare a dormire. Yeah! Sì, la torta è venuta buonissima, vero amore? Guardate com'è soffice! Troppo troppo buona, quindi domani faremo anche colazione. È veramente buona, quindi lasciate tanti like se volete la ricetta nel prossimo video. Amore, com'è? Buonissima! Ciao ciao!